La Calabria ha risposto presente alla chiamata di Cibus, il Salone Internazionale dell'Alimentazione. A Parma sono circa 60 le aziende calabresi riunite nello stand di Calabria Straordinaria. Stiamo favorendo la partecipazione soprattutto delle piccole aziende che hanno difficoltà a esporsi su mercati internazionali o comunque di livello molto alto come questa manifestazione di Parma. Abbiamo creato, come giustamente ha detto lei, un unico filo di comunicazione che è questo di Calabria Straordinaria, sotto le cui insegne abbiamo oggi 60 aziende che sono delle eccellenze del settore enogastronomico. Non possiamo che stare vicino a queste aziende e far capire che insomma, il passo finale da compiere tutti quanti insieme ci vede pronti a farlo, ci vede pronti perché sono eccellenze di qualità che hanno già i loro mercati ma che vogliono spingersi oltre. Il lavoro dell'assessorato regionale all'agricoltura di ARSAC ha permesso alle aziende presenti di mettere in mostra la qualità dei prodotti calabresi. La Calabria c'è con 60 aziende che hanno l'ambizione della qualità, che vogliono crescere e vogliono dimostrare quanto la Calabria in questi anni si è cresciuta. Tanti giovani, tante donne, tanti imprenditori che riescono a produrre prodotti di nicchia, ma soprattutto hanno l'ambizione della qualità che noi spesso chiediamo. E noi vogliamo sostenere tutto questo percorso effervescente attraverso un'azione di promozione che sia degna di questo nome, con stand di qualità, con animazioni all'interno degli stand, ma soprattutto con un racconto che coinvolga il prodotto territorio insieme ai prodotti del territorio. A testimonianza del successo riscosso alla Calabria, anche la visita del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, che ha degustato alcuni prodotti. Se uno non convince gli altri a comprare, è inutile che produce, o meglio, produce, mangia bene, perché in Calabria comunque mangia bene anche chi produce per se stesso, ma se vuoi vendere devi promuovere. E la Regione sta facendo un ottimo lavoro di promozione che permetterà di far crescere il valore dei prodotti, che quando vengono conosciuti vengono apprezzati ed acquistati, e quindi crea ricchezza. Quando crea ricchezza crea anche lavoro, e con quella ricchezza può aiutare anche i più deboli, quelli che non possono lavorare, ma se non la crei devi fare debito. La Calabria non ha bisogno di debiti, ha bisogno di ricchezza.